Ciao, sono Johnny Livorti, mi trovo a Bali e adesso ti porterò a fare un tour della casa dove stiamo per i prossimi giorni con tutti i miei amici. Cominciamo subito. Tanto qua, mia tavola da surf fatta da il buon Este di Mare. Ora entriamo qua nella mia stanza. Ventilatore necessario. Postazione lavoro, perfetto, dove vedrete nei prossimi giorni qualche tutorial nuovo. Letto. Bagno. E la cosa bella di questo bagno, oltre alla doccia, mi piace un botto, è la vista che si ha subito sulla foresta. Una figata. Wow, incredibile. Poi, su questo piano qua abbiamo sia una stanza lì, dove sta il buon Raleigh, e un'altra qua, dove sta il buon Donny Boy. Vediamo se è qua. Direi di no. Guardate che figata. Cosa bella di questa casa, oltre ad essere in stile indonesiano, è che siamo in mezzo alla giungla, fuori Jimbaran. Guardate, boom. Albero di papaya quasi pronto. Figata. Qua stanza di Raleigh. Lui si è organizzato proprio al meglio. Ha una postazione incredibile con due schermi di computer. Là c'è un'altra postazione. Bomba bomba. Frigo per gli snack notturni, che non si sa mai. Quindi, ricapitolando, abbiamo tre stanze qua e tre uguali proprio al piano di sotto. Sempre al piano inferiore abbiamo il giardino con una zona tipo relax, se vogliamo. Giungla, ancora tutto un pezzo incluso nella struttura. La piscina, che con queste giornate bollenti è veramente, veramente fondamentale. Questa che è una zona, diciamo, la faccio vedere un pochino meglio. Tipica indonesiana, baghettino, eccoli. Yo guys, what's up? Hello, hello. Fettuccini. Fettuccini, eh? What are you guys eating? We're eating mie goreng. Oh, mie goreng. Good? Prepared by Budi. Oh, where's Budi? Indonesian fettuccini. Indonesian fettuccini, eh? Call me Judge Judy. Oh, make by Budi. Che fa tutto lei, fa tutto in questa casa. Vai. Hello, hello. Hey, what's up? È spaventato un po' dalla camera. Moody che ci fa tutto. Da mangiare, pulisce, fa tutto. How you doing? Bagus? Bagus, bagus. Sta preparando di tutto. Prepara, non si ferma mai. Qua abbiamo una zona, ovviamente, ristoro. Un po' di salotto. Abbiamo anche un'altra stanza sopra dove c'è tipo una stanza da pranzo. Guardate che figata. Bellissimo. Con la vista su tutta la foresta e la giungla. Allucinante. Vedete anche il tetto com'è? Tipo lucido per le piogge. Perché adesso siamo nella stagione delle piogge. Guardate che figata. Tutto in stile indonesiano. Bellissimo. Anche le pietre che vedete tutte qua sono tutte locali. È tutto locale. Qua abbiamo l'ingresso, dove abbiamo anche la zona, tra virgolette, parcheggi. È una specie di garage con tutti gli scooter. Perché qua a Bali ci si muove con gli scooter che portano le tavole da surf. Raleigh non surfa, quindi non ce l'ha. Tavola da surf, tavola da surf. E qua l'ingresso della villa. Bam! Guardate che figata. Bellissimo. Adesso torno dentro e vi faccio un pochino vedere meglio la piscina. Ma per farvi capire bene, qua a Bali, in questa stagione, che è la stagione delle piogge, il tempo è sempre un pochino licche lacche, per dire, ok? Quindi magari stanotte ha piovuto 2-3 orette, ci siamo svegliati, c'era il sole, ha fatto bello quasi tutto il giorno. Adesso, come vedete, di nuovo nuvolo. È un po' così e così, però fidatevi che è una figata. Ci sono 28 gradi, si sta da Dio, frutta, surf, yoga, veramente, veramente perfetto. E la cosa bella è che poi esci da casa e sei qua in mezzo.
C'è tutto verde. Oh. Le strade, come vedete, non sono il massimo, soprattutto in queste vie secondarie, però voglio dire, niente male. Allora, siamo tornati all'interno. Qua abbiamo una zona, diciamo, un po' relax, se vogliamo chiamarla, sempre su, con vista sulla giungla. Qua abbiamo qualche strumento tipico indonesiano. Eccoci qua dalla zona piscina, cucina all'aperto, barbecue dentro, frigorifero, c'è tutto, tavolo, zona bar, skate, tavoletta, piscina, sentiamo un po' com'è. Bomba direi. Cioè la cosa figa è sempre avere tutto in mezzo alla giungla. Sentite? Bellissimo, bellissimo. Poi tutto circondato da queste piante, anche la doccia, boom, in mezzo un po' al verde, alle piante. Qua ci sono le altre stanze. Vedete che in un attimo, boom, siamo in mezzo veramente al verde, cioè fantastico qua, veramente fantastico. Bella fitta la giungla, però è veramente una figata averla qua a due passi. Allora, dato che ci sono un po' di zanzare, qua abbiamo un espediente. So what are you trying to do? There's tadpoles in there. We're gonna have frogs everywhere soon. Ci sono i girini. When they turn half fish, half e quindi presto avremo un mucchio di rane. So many. Qua abbiamo un altro strumento tradizionale. Non sono proprio capace a suonarli sti cosi. Statuette sacrali. C'è un po' di tutto, ecco. Allora, adesso voglio rispondere a un paio di domande che mi sono state fatte in questi giorni mentre venivo qua. Allora, per venire è un po' facile e un po' difficile. Perché? Perché bisogna fare un visto per venire qua, che si chiama e-visa, che dura 6 mesi, costa sui 300 euro. E per averlo servono tamponi, visite mediche, tutte cose di sicurezza base, se vogliamo, ok? Oltre a questo, prima di partire cosa serve? Serve un altro tampone nelle ultime 24 ore, quindi giusto prima di partire lo fai. Oltre a queste cose il viaggio è molto particolare perché gli aeroporti sono in pratica deserti, ci sono veramente pochi voli, è una cosa abbastanza surreale. Ti danno poi una visiera molto particolare di plastica che copre tutta la faccia e te la devi tenere per tutti i voli. E vi assicuro che magari per 9 ore di volo, poi altre 8 e poi altre 3, non è proprio il massimo. Poi quando si arriva qua a Bali le misure di sicurezza sono un pochino più diverse perché tutti i locali sono aperti, si usano le mascherine magari solo per strada, è molto particolare come situazione. Poi non ci sono turisti perché ovviamente è molto più difficile arrivare qua, quindi tutte le zone che magari prima erano super affollate adesso sono veramente deserte. Il clima è così perché, come vi dicevo prima, siamo nelle stagioni delle piogge, quindi magari piove un paio d'orette, poi c'è il sole, vai e viene il meteo, quindi cambia molto rapidamente. Quindi non è come, diciamo, in piena stagione quando ci sono sempre le belle giornate, non piove quasi mai, c'è sempre bello, è tutto perfetto, è un pochino più particolare. Comunque, ho preferito fare questa scelta perché mi trovavo meglio, è un posto che mi piace tanto, come vedete anche dove stiamo è una figata, la vita costa poco. Sono tutti, diciamo, presi bene. Qua ci svegliamo comunque al mattino presto, verso le 5:30, 6. Facciamo un po' di yoga, andiamo un po' a surfare, lavoriamo al computer sui nostri progetti. Ogni tanto magari andiamo a fotografarci una cascata, andiamo a fare qualche esplorazione. Quindi è un good vibes. Qua direbbero proprio bagus. Questo voleva semplicemente essere un piccolo video per tutte quelle persone che mi hanno chiesto magari cosa ci faccio qua a Bali, com'è Bali in questo momento, com'è la situazione. Bene. Questo è quanto. Lasciatemi un commento, fatemi delle domande sotto il video e ci vediamo alla prossima con un tutorial. Bella!